Stiamo tenendo sotto controllo la situazione perché la priorità è una e basta. La priorità si chiama bagaglio da pesca subacquea. Situazione attuale: abbiamo appena trovato la macchina e assente c'entrava nei bagagli. Ho provato a chiudere il portabagagli, però non si chiudeva perché era tipo elettronico e andavi in errore. Comunque, il più è fatto. E allora stiamo andando nella località di Molvik, che è circa un'ora da Bergen verso nord, che è dove abbiamo affittato un Airbnb dove saremo per la prossima settimana. Ho già notato che da fiordo in fiordo il tempo varia. La mutevolezza del meteo è sbalorditiva, forse anche più di quella inglese. Ho notato che ci sono tantissimi fiumi e quindi sto pensando che se dovesse piovere, come prevederà il meteo, ci saranno grosse affluenze di acqua dolce in acqua che sicuramente raffredderanno l'acqua e, punto numero due, avranno sicuramente un'influenza in quella che è la visibilità. Non vedo l'ora di arrivare a Molvik. Decisa, sali, invece come a casa tua. Sale, vai, tutta dritta di là, tutta dritta di qua. Speriamo di essere nella casa giusta. Ma fermati. Abbiamo appena incontrato il padrone di casa, di questa casa di qua, che è veramente eccezionale. Ve la faccio vedere dentro. Un cacciatore, pescatore, tutto quello che ci piace. Mi ha fatto vedere che oggi ha sparato un cervo di qualche 80 kg, qualcosa di eccezionale. Mi ha detto che ci potrebbe essere del pesce qui, il che è una cosa positiva. Ci ha consigliato di non dormire fuori stasera. La casa è tutta di legno, ha quel nordico, quelle sfumature da casa che ho sempre desiderato, in riva al mare, in riva al fiordo norvegese, chiamiamo le cose con il proprio nome, in montagna. È eccezionale, vi faccio vedere la casa. Se vi dico quanto abbiamo pagato per solo una settimana qua, voi non ci crederete. 390? 345. Andiamo. Basta cercare e l'affare si trova. E allora, ci andiamo a fare sta nuotata. Allora, io sono pronto, mi sono vestito. Non riesco a fermare dal guardarmi questo scenario pazzesco. L'acqua è nerissima, però c'è qualche metro di visibilità, non vedo l'ora di mettere la testa sott'acqua. Andiamo a vedere che cosa ci offre il mare norvegese. La visibilità si apre penso intorno ai 10 metri, ma è veramente impressionante nel vero senso della parola scendere in questo buio e sbucare in questi gradini dove potremmo uscire di tutto. Thank you.
calasole ho già mancato gli unici due pesci sforabili che avrei potuto catturare. Ma cazzo, è possibile sbagliare questi pesci? È impressionante. Lo scenario è bellissimo. L'acqua è fredda, le pinne spingono benissimo, l'attrezzatura sta rispondendo bene e ne sono incredibilmente contento. È già una vittoria essere qua. So come nota bene. L'acqua non è salata per niente. Ho la sensazione che qui sotto al volo, perché magari ci buttano pesce morto o magari budella, possa essere creata una zona d'attrazione per altri pesci. Riproviamo a fare un altro ascolto. La scena c'è. Qua sono. Bello, bello. Molto particolare, fa paura il fondale. Fa paura. Amore! Sta un boccolo di fuori. Tocca questo, che ti sei mangiato? Che avete mangiato? Pura di patata e pollo. Guarda questo pesce. Lo vuoi toccare? No? Tinsivati siete. Tocca questo pesce. Onestamente non me l'aspettavo di sparare dei pesci. Ero troppo distratto e preoccupato rispetto a tutto il contesto. Il fondale è molto diverso rispetto a quello inglese ed è molto buio. Sto merlano non vedo di assaggiarlo. Avrà come sempre un gusto speciale. Fiordi e monti, anziché mari e monti. E allora, questa mattina, quando ho preso la macchina davanti al garage, ho notato che il vento aveva aperta quella porta. E indovinate che cosa c'è dentro questa porta di qua? Ditemi voi se questo non è un segno. Canne da pesca. E quindi adesso andiamo a fare due lanci. Cioè, praticamente la frizione è andata. La frizione è completamente andata. C'è soltanto il quello per dare filo. Quindi dobbiamo tirarli di presunzione i pesci. Tutto arrugginito. Perfetto. Va bene. Promette bene. Che colore mettiamo? Questo vince, anche il rosso. Verde no, proviamo con questo che l'acqua è scura. Non me l'aspettavo. Cos'è? Non me l'aspettavo. Sono un merlano. No, vabbè. Non ci posso credere. È un salmone, piccio. No, vabbè. No. Una trota. Una trota. Ma che cazzo? È vero che là c'è il fiume, ma qua si viene un fiordo. Una trota. Vabbè.
Ok, stai calma. Wow. Fantastico, ma è una trota? Sì, una trota. Vai. Ok, se n'è andata. Wow, ok, fantastico. Non ci posso credere, una trota. Non me lo sarei mai aspettato. Cioè, è l'ultimo pesce che mi sarei immaginato di catturare. Vabbè. Passati, sì. Però dai, non sono male. La lumaca se li ha mangiati. State qua, aspetta, che papà ha trovato una cosa. Qua sono. Piano. E allora, Pargoli, dobbiamo cambiare il pannolino. Ma non solo. Abbiamo raccolto qualche fungo. Ci siamo fatti una passeggiata. Tu ti sei sfogata. E adesso è tempo di andare a pescare. Impressionante quanti copertoni ci siano buttati qua sotto. Non capisco il perché. Probabilmente hanno utilizzato letteralmente come discarica. È brutto vedere che con un posto così contaminato, con un briciolo di popolazione, già debba accadere questo. Ai. Ma voi capite che cosa significa fare un video con due bambini al fuoco? Ah, comunque oggi era il mio compleanno e quello di mia moglie. E allora, per chi non mi conoscesse, io sono Cristian e adoro realizzare video di pesca subacquea e in generale video riguardanti il mondo sommerso con un briciolo di vita. Se il video vi sta piacendo, lasciate un like, iscrivetevi al canale, aiuta tantissimo il canale a crescere, e se qualcosa vi è piaciuto fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Inoltre ragazzi, c'è la possibilità di accedere a un gruppo privato su WhatsApp che si chiama MSA Community. Se volete accedere, un gruppo dove si parla in amicizia e serenità di pesca subacquea a 360 gradi. Per accedere contattatemi su Instagram, scrivetemi il vostro numero di telefono, il vostro nome e cognome e accederete a questo gruppo. Ok, picciotti, tanti auguri a noi! Abbiamo dei chanterelle raccolti in questi giorni, del pesce carbonizzato, due hamburger che ci sono rimasti in frigorifero, è l'ultima sera. Tanti auguri a noi. Buon appetito. Grazie per essere stati con noi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!